sono storie che meritano di essere raccontate. Storie di battaglie, storie di guerra, ma soprattutto storie di vita. Soldati che hanno varcato i confini del tempo e dello spazio e lo hanno fatto partendo dalle proprie case. Mattia Pellecchia, in arte Jack LaMotta, presenta Operazione Avalanche. Documenti, diari, memorie e reperti dello sbarco degli alleati a Salerno del 1943. Amici appassionati, benvenuti ad Operazione Avalanche, la rubrica che in ogni puntata vi svela una nuova immagine sulla battaglia di Salerno del 1943. Nella puntata di oggi parleremo dei danni di guerra e della ricostruzione di Salerno e provincia. Un saluto da Mattia Pellecchia, il vostro Jack LaMotta. E da Fernanda Maria Volpe dell'Archivio di Stato di Salerno. Qual era la situazione della città di Salerno e dei salernitani nell'estate del 1943? La città di Salerno e i salernitani nell'estate del 43 continuavano a fare scorrere la loro vita tranquillamente. Infatti pensavano che la guerra fosse lontana, infatti erano quasi sicuri al 100% che gli alleati non avrebbero mai bombardato Salerno, considerandolo una città piccola di provincia, e quindi guardavano solamente con curiosità gli aerei che sorvolavano la città, non usavano i rifugi, considerando che Salerno non era un obiettivo militare di grande importanza. Ma nel giugno del 43 il fronte di combattimento sembrò avvicinarsi, anche perché ogni notte passava un aereo inglese che aveva come obiettivo la rete ferroviaria, e i salernitani lo chiamarono con molta ironia Ciccio Ferroviere, cioè questo aereo che passava continuamente sulle tette della città. Quando ci fu il primo vero bombardamento? Purtroppo il 21 giugno del 1943 alle 13:15 due ondate di aerei scaricarono numerose bombe sulla città. L'attacco si ripeté anche di notte e infatti i salernitani dicevano che la città fu rischiarata a giorno, cioè si illuminò talmente che ebbero tanta paura, ma queste bombe seminarono comunque distruzione e morte. Quali furono i danni che provocò il primo bombardamento? Purtroppo i danni furono notevoli, ovunque si respirava un polvere, questo odore acre e metallico, e si sentivano molti lamenti. Infatti furono colpite numerose abitazioni, in largo Sant'Agostino, in via Sedile di Porta Rotese, in via Diaz, e purtroppo la distruzione fu tale che molti salernitani furono costretti ad abbandonare le proprie case, i propri beni e trasferirsi o presso parenti oppure in altri cittadini come a Cave dei Tirreni, portando con sé solamente poca roba, cioè le cose più importanti, ma soprattutto, oltre che alcune che furono distrutte, molte furono danneggiate e lesionate, quindi rese inabitabili. Quali furono invece gli obiettivi dei bombardamenti del 22 luglio e del 18 e 22 agosto del 1943? Gli obiettivi furono diversi, in effetti colpirono fabbricati industriali sia in città che in provincia. Fu danneggiato soprattutto l'industria, diciamo il fabbricato industriale della società anonima Rinaldi e C, che erano i mulini, il mulino e il pastificio, diciamo quelli che oggi noi chiamiamo pastificio Amato, che erano situati da Corso Garibaldi fino via Diaz e via Santissimi Martiri. In effetti furono distrutti non solo alcuni edifici veri e propri, ma anche le attrezzature furono anche saccheggiati. Non solo a Salerno, in effetti queste industrie vennero colpite anche nella provincia, infatti la Gaito, che era a Scafati, alcune cappelle del cimitero di Salerno, cappelle gentilizie, e anche furono bombardati le manifatture cotoniere meridionali, erano chiamate IRNO, e queste manifatture ebbero notevoli danni soprattutto ai macchinari.
legge numero 968 del 27 dicembre del 1953 come regolamentò la concessione di contributi per danni di guerra? In effetti questa legge seguiva il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946 che definiva quali fossero i fatti di guerra da considerarsi veri e propri danni. Infatti si stabiliva che i benefici per i danni di guerra dovevano essere concessi solamente per gli oggetti di vestiario, la biancheria, il mobilio, gli arredi e a immobili o mobili per le attività agricole, commerciali, industriali e per i fabbricati. Erano esclusi da questa legge e quindi il rimborso di quello che era stato perso sia gli oggetti d'oro, quindi di metallo prezioso, i gioielli, i mobili decorativi, le armi e le automobili, tranne quelle carrozze e quei cavalli che servivano per il lavoro. Quindi i castelli, le ville, i mobili di lusso, anche le cappelle e le tombe non dovevano essere in effetti risarcite di nulla, in quanto non facevano parte di quei danni di guerra che erano risarcibili secondo la legge 968 del 53. Oltre alla guerra, cosa successe nel marzo del 1944? Si aggiunse ai danni di guerra e quindi alla distruzione che era avvenuta con i bombardamenti anche l'eruzione del Vesuvio, che portò a Salerno una pioggia di cenere e lapilli che ricoprì non solo le macerie ma anche tutti i tetti delle città, e quei tetti che erano diventati piuttosto deboli crollarono, per cui oltre alle macerie si raccoglievano anche questi lapilli. Infatti parte del lungomare fu costruito proprio sui lapilli che erano caduti dopo l'eruzione del Vesuvio. Quali provvedimenti prese l'amministrazione comunale per iniziare la ricostruzione della città? L'amministrazione comunale dovette provvedere prima di tutto con urgenza alla demolizione di tutte le strutture pericolanti, alla rimozione delle macerie, alla sistemazione delle strade urbane, dei tratti di fognatura ormai danneggiati e la ricostruzione di marciapiedi, di strade secondarie e soprattutto la riparazione di quegli edifici che si erano crollati oppure erano lesionati, come gli edifici scolastici. Inoltre furono risistemati tutti gli impianti del cimitero, della centrale del latte, del mercato ortofrutticolo, dell'ospedale che era allora gli ospedali riuniti a via Vernieri, e i ricoveri di mendicità, l'orfanotrofio Umberto I. Questo perché in effetti doveva ritornare la vita normale, era necessario ritornare alla vita normale. E soprattutto la giunta municipale il 31 agosto 1945 con un atto del numero 905 approvò il piano di ricostruzione della città e la giunta municipale si pose l'obiettivo di alleviare la disoccupazione operaia e soprattutto per gli operai edili e i braccianti, dando così la possibilità alla ripresa non solo della città ma anche alla ripresa dell'economia, la ripresa dei servizi, e dando così anche promuovendo diciamo più che altro l'edilizia privata, essendo ormai necessario ricostruire tutte le case per coloro che erano i senza tetto e attenuare il disagio di questa guerra e del caro pigione, cioè perché i fitti logicamente, siccome le case erano pochi, i fitti erano aumentati notevolmente. E soprattutto l'amministrazione comunale mise a disposizione il cemento necessario per la costruzione che era stato ottenuto dal comando alleato. Come descrive l'atmosfera della città Giuseppe Marotta in San Gennaro non dice mai no? Egli racconta che, ritornato dopo la guerra a Salerno, si trova di fronte a una città completamente diversa. Ovunque ci sono impalcature, operai che lavorano alacramente e cercano di ricostruire finalmente questa città. In effetti il segno che ci sia stata una guerra è data solamente da qualche muro bucherellato dalle schegge, perché ovunque si ricostruisce e ovunque ci sono operai sulle impalcature che si danno da fare per mettere a posto l'aspetto della città dopo i bombardamenti.
Se questa rubrica vi sta appassionando, ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui ad Operazione Avalanche. Un saluto da Mattia Pellecchia, il vostro Jack LaMotta, e da Fernanda Maria Volpe dell'Archivio di Stato di Salerno. Ciao, adio. Ci sono storie che meritano di essere raccontate. Storie di battaglie, storie di guerra, ma soprattutto storie di vita. Soldati che hanno varcato i confini del tempo e dello spazio e lo hanno fatto partendo dalle proprie case. Mattia Pellecchia, in arte Jack LaMotta, presenta Operazione Avalanche. Documenti, diari, memorie e reperti dello sbarco degli alleati a Salerno del 1943.